voglio far vedere un piccolo particolare che sto utilizzando da non tantissimo, ma che al momento non mi sta causando problemi e sta funzionando. Per chi non vuol comprare i trecciati o i fili colorati per identificare la distanza di dove andiamo a mettere le esche, io al momento sto mettendo delle piccole tacche, non so se si può vedere, come questa qui, nera, con del cotone per legature sottilissimo. Bisogna fare un nodo praticamente sottilissimo a un tot di distanza a piacimento, insomma. Io ne ho messa una a 100 metri e una a 150, giusto da capire. Questa è la seconda, quindi sono a 150 metri esatti di filo fuori, ecco, insomma, giusto per far capire che, come ho segnalato in uno dei miei video, che con il trecciato in bobina e i giusti accorgimenti a 150 metri ci si può arrivare, e neanche troppo difficilmente, ecco, almeno per quanto mi riguarda. Infatti questa è la prova, ecco. Ora adesso recupero, qua ci sono 6 tonnellate di alghe, e adesso appena mi arriva anche la seconda tacca, cioè fra 50 metri. Questa sera è una serata di alghe incredibile. Ci vuole un pochettino perché se non ci fossero state tutte queste alghe magari avrei fatto anche un po' prima. Ecco, è arrivata la tacca. Ecco qui la seconda tacca dei 100 metri. Insomma, lo consiglio a chi non vuole affidarsi esclusivamente ai fili colorati, ecco, insomma. Per ora, per quanto mi riguarda, funziona discretamente. E è giusto per farsi un'idea di dove andiamo a mettere l'esca. Metri di filo.